La notizia di cronaca è che una docente ha scritto su un post su Instagram, che poi è stato rimosso dopo pochi minuti, come ha riportato la tecnica della scuola: andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei. Un post che certamente può scatenare un fenomeno che tutti conosciamo molto bene, che è quello degli haters, degli odiatori sociali sul web. E le statistiche ci dicono che proprio gli odiatori sul web prediligono alcune vittime, in particolare il 63% sono donne, il 10,8% sono omosessuali, il 10% sono migranti, il 6,4% sono disabili. Ora immaginatevi che cosa può scatenare un post di questo tipo, peraltro fatto da un insegnante. Poi si indagherà, ci saranno sicuramente delle attenuanti, una persona particolarmente provata, una persona che sicuramente ha avuto un attimo di smarrimento, ma se noi vediamo il tipo di trend che può suscitare questa notizia, ci accorgiamo che studi ci hanno fatto capire come buona parte degli italiani che ritenevano i social network un giardino sicuro, invece hanno paura di vivere in questo non luogo dove possono accadere delle cose abbastanza strane. Attaccare sul tema del razzismo è qualcosa che sui social succede costantemente, e allora probabilmente bisogna stare un po' più attenti, soprattutto quando siete degli educatori, a lasciarsi andare in commenti, qualunque sia la situazione, che non possiamo non accettare, che possono poi scatenare putiferi e scatenare aggressioni da parte degli odiatori sociali, che per questo abitano il non luogo del web. Come rispondere a questa situazione? Bisogna lavorare tantissimo, cercando di far capire che il web è un luogo, un non luogo, dove si possono far passare tanti messaggi positivi, e quindi la strada deve essere sicuramente quella della prevenzione, accanto ad un lavoro di affiancamento a persone che possono in qualche modo alimentare l'odio, facendo comprendere che l'odio non è la strada, ma che bisogna invece utilizzare le nuove tecnologie per far passare messaggi positivi. Non è un'utopia, è una strada che può essere percorribile.